Sono con il maestro Ido Erani, che è un pittore romagnolo e che oggi è qua a Roma per il vernissage delle sue opere. Ecco, passo la parola al maestro così ci può illustrare un po' la sua vita e le sue opere. Praticamente io sono approdato qui a Roma per la conoscenza di questo persiano che tratta tappeti ed abbiamo un amico in comune di Modena che è un grande medico modenese, cioè lui è calabrese però vive a Modena e con questo medico ho avuto l'occasione di presentarmi questo ok. E siamo venuti nate queste simpatie e abbiamo deciso di fare questa mostra. Io ho avuto parecchie richieste perché col fatto dell'Expo 2015, invitato da Sgarbi come unico pittore emiliano-romagnolo, che sono stato presente all'Expo, praticamente ho avuto parecchie richieste in giro per l'Europa di presenziare queste mostre, tant'è vero che ho una grossa mostra a Brindisi, nella città di Brindisi, e ne ho una a Bari, ne ho una ai canali Mediaset di Berlusconi a Colonia Massese e un'altra a Palazzo della Regione a Milano. E attualmente sto girando appunto un po' tutta Europa per fare queste mie personali a livello di conoscenza non credo di avere necessità di essere più conosciuto perché parecchie gallerie mi conoscono Lei è stata all'Expo con lo con la Sgarbi. seduzione del grano, sì, Sgarbi mi ha scelto sto quadro della seduzione del grano, Sgarbi è Infatti, molto, no, sta. no, è quello raffigurato nell'entrata, in quello stendardo, quello è il quadro che ho esposto. Lei diceva che ha conosciuto anche Andy Warhol. Sì, io in America negli anni 73-74 ho girato molto con Roy Lichtenstein. Roy Lichtenstein è stato assieme a Andy Warhol uno dei più grossi esponenti della pop art americana. Io ho avuto modo di conoscerlo, siamo stati legati da una forte amicizia e tramite lui conobbi anche Andy Warhol. Andy Warhol che viveva a Venezia, aveva lo studio all'Accademia di Venezia, andai a trovarlo e ci siamo frequentati per un lungo periodo con Andy Warhol. Quando ero in Italia mi frequentavo con Andy Warhol e in America con questo Roy Lichtenstein. Lei oltre, cioè, ha fatto anche mostre un po' in tutto il mondo, ha Sì, girato con i suoi ho quadri. fatto mostre in America, sono presente anche in musei Guggenheim e Rockefeller americani, perché ho lavorato C'è anche quando Guggenheim a esiste. Venezia. No, Guggenheim in Lei America. è in America. Venezia, non so perché sa che i musei del mondo hanno questo riciclo, cioè loro hanno questi magazzini di opere che hanno un'immensità di opere di tantissimi artisti e a rotazione fanno delle mostre che tirano su, cioè in base ai critici, ai loro addetti al lavoro, mettono opere di Espongono maestri per vari periodi. Non è e detto lei è che se lei stata. va a Rockefeller o Guggenheim veda i quadri miei, cioè Ok, io ad loro fanno la esempio rotazione delle mostre fanno dedicate rotazione a un autore, diciamo, delle pittore. mostre, dei quadri che hanno, che ne hanno poco come i nostri musei italiani, cioè Ce ne sono più nelle sottoscale che quelle se esposte lei in va a sala. Palazzo Pitti a Firenze, anche loro hanno migliaia e migliaia di quadri e a rotazione li mettono in mostra. Com'è che è nata in lei cioè la vena artistica, ecco? Una domanda, diciamo, d'obbligo che si fa a un Questa è artista. una domanda molto bella, cioè io ho fatto il liceo artistico a Forlì quando ero giovane, poi dopo mi trasferì a Milano approdai da questo mio grande maestro, che era un maestro romagnolo, che lui si chiamava Giovanni Cappelli, ho vissuto con lui 5 anni, mi iscrissi all'Accademia di Brera, ho fatto l'Accademia di Brera anche lì e poi di lì ho
è iniziata la mia vita artistica. La sua prima opera importante? La mia prima opera o la mia prima mostra? Ecco, di entrambe. A chiedere a un artista qual è la prima opera importante è un discorso molto gravoso. Cioè, quando si dipinge, tutte le opere sono propri figli, capito? E non c'è mai l'opera più importante o meno importante. Cioè, in base al pubblico che apprezza di più o di meno, anche perché poi nella mia pittura ho cambiato anche stili più volte, perché dopo mi sono messo a fare questi affreschi, capito? Da 20 anni a questa parte, prima facevo una pittura su tela molto tradizionale. Quando lei dà via un quadro, insomma, come diceva prima, dà via un pezzo di sé, però è necessario, giustamente. È vero, questo è vero, però purtroppo è necessario anche questo, perché quando si vive di solo arte, se non si vende, non si mangia. Diciamo, l'opera, sembra domande molto banali forse, sì, che lei ha dato via con molto, diciamo, molto malinconicamente, ecco, che magari... Ma io, sai, dipingo da oltre 50 anni e in 50 anni ho fatto tantissime opere, è difficilissimo anche ricordarsi. Solo da 25-30 anni a questa parte ho iniziato a catalogare tutte, ma prima non le catalogavo neanche. E non è facile proprio ricordarsi qual è stata l'opera che ti ha impresso, ti ha lasciato un qualcosa, insomma. Una domanda che non saprei rispondere. Perché tutte le opere sono creatori sue, non ma sì, niente. Sì. Attualmente a cosa sta lavorando? No, attualmente sto facendo queste figure di donna che hanno sempre questo richiamo alla dolcezza del grano. Questo è un repercorso di tutte le donne che ho conosciuto nella mia vita. Ho sempre mantenuto le foto, le immagini e ridipingo sempre queste. Cioè, ti dipinge in qualche modo qualche suo ricordo, ecco. Sì, sono ricordi della mia vita. Ogni quadro, chiaramente. Della mia giovinezza. Anche perché io, avendo fatto il ritrattista, come diceva prima la signora, per 30 anni in giro per il mondo, ho conosciuto tantissime persone. Ho avuto sempre la fortuna di fare foto con queste persone, di ricordarmi, dipingo sempre un percorso della mia vita. Dopo Roma ho un altro appuntamento con Sì, dopo Roma ho degli appuntamenti in America, ritorno di nuovo in America, a Manhattan. Attualmente ho anche fatto una mostra a Chicago, sempre tramite un gallerista di Siena, che lui ha una moglie di Chicago. E ho fatto una mostra di Chicago e abbiamo in programma di andare in America adesso, non so bene il periodo, ma senz'altro settembre-ottobre del 2016. Bene. E poi dopo le cose nascono man mano, non si va avanti, cioè il programma per un artista non è mai bello. Guardi, ecco. Scusa, è l'esigenza di una celebrità. Non è mai bello consacrarsi in delle date, è sempre bello vivere un po'... All'avventura, cioè le cose vengono man mano. Giorno dopo giorno. Bene, allora io... c'è qualche altra cosa che vuoi dirmi delle sue? Io direi che ci siamo detti un po' tutto. Poi dopo l'intervista chiaramente non finisce qui, perché dopo c'è tutto un pezzo, un'altra registrazione che potete vedere, che è dove il maestro ci spiega le opere che sono qua in esposizione nella Galleria di Roma. Va bene, allora io ringrazio per questa intervista e diciamo appena ritorno a Roma ci rivediamo. Ci scambiamo l'email, eh? Sì. Okay.